Pizza con olive e acciughe. Ingredienti: 500 g di pasta da pane, una scatoletta di acciughe sott'olio, 10 olive nere, 2 mozzarelle, poca farina bianca, 300 g di polpa di pomodoro, origano, olio di oliva. Preparazione 30 minuti, cottura 30 minuti, difficoltà minima per 4 persone. Lavorate la pasta da pane con le mani per qualche minuto sulla sfianatoia infarinata, quindi stendetela direttamente in una teglia unta di olio, tirandola con le dita verso le pareti. Ricopritela con la polpa di pomodoro tagliata a pezzi e la mozzarella a dadini. Accendete il forno a 250 gradi. Snocciolate le olive. Coprite la pizza con i filetti di acciughe. Distribuitevi attorno le olive nere tagliate a rondelle. Irrorate con l'olio di oliva, facendolo scorrere anche sui bordi e completate con una spolverata di origano. Passate la pizza in forno per 20-25 minuti. Toglietela dal forno cotta e croccante e servitela calda. Consigli: se volete una pizza non troppo secca, tenete da parte un po' di dadini di mozzarella e metteteli sulla pizza solo 5 minuti prima di sfornarla.